Perfect. Oh, in questo grande casulare abbandonato. Guarda che roba, oh. Sotto ai canati. Aveva da bocca. Chi c'è l'annesso? Prima però devo vedere un attimo nell'annesso. Cosa mi ritrovo? Guarda, l'erba è tutta a molla perché ha fatto due gocce in croce d'acqua. Però i fiumi ancora è tutti secchi, purtroppo, perché ha piovuto pochissimo. Però qualcosa ha fatto, dai. Niente non è. Guarda un po'. Guarda un po' chi è andato giù tutto. Questa è la pavimentazione, questa qui anni 60. Vedi, mattonelle e furatelli anni 60, però si è infradiato tutto, è andato giù, è crollato tutto, vedi, pure il frigorifero era di sopra. È segno che Quinto l'annesso ci hanno fatto tipo una casetta. Adesso vado su, guarda un po' l'urtica. Questa però è l'urtica anni 90, e invece l'urtica che usava zio per lavarsi la pelle era anni 70, quella che picca di più. Fa un po' buccachi, tessù cespuglio. Cos'è? L'etera questa oppure un'altra pianta? È una contropianta, guarda un po'. Porca miseria, è andato giù tutto lì, è andato giù, c'è nata una pianta contro pianta sopra. Ma chi, a parte che se magna proprio l'annesso, se lo magna sa pianta. Porca miseria, devo da bucca lì, c'è le scale ancora intatte. Mi pareva che non c'era più le scale, invece ancora ci sono le scale. Guarda un po', chissà cosa c'è passava, un fosso, un canale d'acqua là. Adesso non ci passa più niente, perché tanto quella volta dovevo dire, anzi devo dire io, e devo ricordare a tutti coloro che mi stanno a seguire che pioveva molto spesso, a differenza di adesso, di questi ultimi anni, dal 2000 in poi ha piovuto sempre di meno, cala sempre di più, dopo la siccità totale, e invece grazie a Dio ha fatto due gocce d'acqua stanotte, stanotte. Sennò qui le Marche purtroppo è un problema, sta diventando proprio siccità, eh? Vero? Guarda un po' un frigorifero anni 60 questo qui pure, vedi il verde, il verdino, celestino, il verdino, guarda un po', mi si è rotto sotto i piedi un vetro mi si è rotto, un tessastalla, guarda che roba, oh. Quanti ce n'era di bestie lì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bestie, 3, 9, 18, 18 bestie. Pensa, e siamo al 2018 e sotto chi ci andavano 18 bestie, lì scappa fora, c'è poco da andare, dai. Do andate sopra, perché mi pare che il pavimento di sopra è buono, vedi? C'è perde l'acqua, deve essere che il tetto si è sfondato tutto, però ancora il pavimento si regge. Allora vado di sopra, va, passando mezza su cespuglio de spi, le scale pare che ancora stanno in piedi. Da là ho visto tutto rotto, qui pensavo che le scale andate giù e crollate, invece no, non è crollate le scale anni 10. Oh, chi ci hanno messo tutto il fie? Forse ci hanno lassato sta casa come magazzino per le pecore, andavano a mangiare qui dentro. Ora un po' il verde e sotto c'è l'intonaco azzurro. Quando c'era l'intonaco azzurro, la famiglia dei Vergari, dei contadini, si affidavano a Gesù, si affidavano al Padre Eterno. A Gesù, che significa colui che salva. L'universo e il pianeta si è fatto uomo in Gesù, si è incarnato sulla terra in un bambino, pensa, per redimere e salvare l'uomo dal peccato che ha fatto tramite Adamo ed Eva. Si è scelto il male, si è scelto la morte, l'uomo. E adesso tuttora l'uomo sceglie la morte perché si affida sempre di più al demonio. La causa e origine di ogni male è il demonio. Il demonio significa, diavolo significa colui che divide, il divisore. Non è amore, è l'antitesi totale dell'amore. Quindi te voglio dire, quando era azzurro l'intonaco qui, i Vergari, i contadini di sta casa si affidavano al Padre Eterno, dopo hanno cominciato a pitturare, dopo quando si è imbastarditi, hanno cominciato a pitturare color merda, e poi verde diciamo quasi apostasia, e dopodiché guarda un po', pare un rettiliano questo, poi dopo del verde bianco
E poi dopo del bianco, un'altra volta marrone come gli anni 40, che erano i pro devoti, però un marrone merda diarrea a fischio. Però qui è rimasto verde perché l'hanno abbandonata 35 anni fa, più o meno, sa casa, quando già iniziava il bastardimento della società moderna, consumistica. Guarda un po' qua, guarda un po', guarda che stanza, vedi il fiè per terra, è pieno di fiè. Questa casa allora l'hanno usata, e dopo che è andata via la famiglia del tutto, che ci ha campato, l'hanno usata per le pecore. Vero? Oh! Guarda un po' quante che stanze capienti. E nammi, se guarda il cesso, non si trova ancora nicchiato. E c'è pure il batticlò anni 40, però non si vede niente. Devo piare la torcia, però chi non vale la pena, per una stanza solo, a piare la torcia non mi vale la pena. Chi le mattonelle è andato giù quasi tutto, completamente, la porta anni 10. E i battiscopa cos'è? Colore grigio scuro, non lo so, sembra simile a un marroncino. Sbiavito, un grigiastro, non si capisce che colore è. Comunque qui è un po' rosa, la stanza. Forse c'era la pantera rosa? Cosa c'era la pantera rosa? Oppure c'era una bambina? C'era una femmina? Guarda un po' che bel corridoio e il caminetto qui, anni 10. Vedi, le mattonelle del 10, impermeabili. Vedi? Guarda le bellino su caminetto. Questo io lo potrei accendere. Ci metto un legno, qui ci metto qualche finestra, accia. Tanto incassi delle finestre tutte rotte, se finestre, se pole ne stacca, se butto dentro il camino e mi faccio calore. Però non è la mia missione oggi questa casa qui, l'ho vista di sfuggita, ci sono venuto per condividere l'esplorazione anche con te che mi stai a guardare, anche se a te non ti può fregare di meno. Però se stai a guardare deve essere che vuoi vedere, vuoi guardare quello che sto a fare, quello che combino. Guarda un po' che porta questa qui, questa anni 40, guarda un po'. Guarda un po' che mandrillo qui per girare. Guarda che mandrillo vecchio, e nammi sai che antichità. Che porta, vedi, questo qui è un vetro anni 10. Guarda, lavorato con lo spessore tridimensionale. Guarda che bello su vetro. Tipo quei vetri a specchio, a mosaico dentro le credenze, anni 40, anni 50. Adè qua ho visitato tutta la casa, sì, l'ho visitata tutta. Allora da qui pio e parto, vado via. Chi è andato giù, pure la gloria è andato giù tutto, è andato giù. Però la pianta tiene su i coppi che ancora non hanno finito di andare giù completamente, totalmente. A posto, adesso io da qui chiedo a Gesù per intercessione di Mamma Maria. Di liberare a ognuno di noi dal maligno, da ogni diavoleria, da ogni laccio satanico e da ogni maledizione. E anche le anime che hanno abitato in questa casa, se sono in purgatorio, ti chiedo Gesù di portarle in paradiso. Prima possibile, per velocizzare il tempo del purgatorio verso il paradiso, perché le anime in purgatorio non stanno bene, non stanno bene. Quindi noi abbiamo la possibilità da intercedere per loro affinché si avvicinano al paradiso e abbreviano il tempo del purgatorio. Noi abbiamo le possibilità, quindi chiediamo a Gesù la grazia da portare più anime del purgatorio possibili in paradiso. Per esempio del zio Alberto Buonanima, dei miei cari. Per esempio del nonno Bibbo, io penso che nonno Bibbo mio è andato in paradiso. Non lo so però di preciso. Zio Mario, il mammo, oppure zia Dalila. Io non lo so se stanno in paradiso tutti quanti. Può essere pure che qualcuno ancora è in purgatorio. Allora Gesù, oltre che agli abitanti che hanno abitato questa casa, i vergari che si trovano in purgatorio, e fa abbreviare il tempo della purificazione in purgatorio anche dei miei cari defunti. E te fai altrettanto, i tuoi cari defunti. Ci avrai i tuoi cari, no? Che sono defunti, andati nell'altra dimensione, dove tutto è pura energia d'amore. Ovviamente ci sono tre strati dall'altra parte. Tre condizioni incredibili.
Una condizione è l'inferno, il puro male, il puro caos e la pura disperazione per l'eternità senza fine, a coloro che non hanno contribuito per il bene, non hanno contribuito per l'evoluzione, per il bene di se stessi e per il bene del prossimo, per il bene del pianeta, non hanno contribuito a niente. E se sono scelti, la morte eterna dell'anima, del corpo imbastardito. Quelli non possono, noi non potevamo fare niente per quelli che stanno all'inferno. Non possiamo chiedere a Gesù la grazia da salvarli. No, non fanno più in tempo da salvarli. Non si fa più in tempo per la loro salvezza. Ormai si è cercati la dannazione eterna e adesso stanno alla dannazione eterna per l'eternità, senza fine. Insieme a quelli che si stanno guadagnando la condizione della dannazione eterna e di coloro che condividono ancora il male, la tenebra, il contrario dell'evoluzione, il contrario dell'amore. Tutti coloro che creano il caos, creano il male, che si sono associati a delle sette sataniche che stanno a distruggere il mondo, purtroppo questi moriranno per l'eternità senza fine con i dolori impressionanti e indescrivibili, con la disperazione eterna per sempre, non ci sarà più speranza di niente. Invece coloro che si trovano in purgatorio, noi possiamo chiedere a Gesù, per intercessione di Mamma Maria, la velocizzazione dei tempi dal purgatorio in paradiso. Quindi se tre condizioni è l'inferno, dove è un luogo di disperazione per sempre, non puoi scappare più da nessuna parte. Poi c'è il purgatorio, dove è un luogo di purificazione, oltre che la tribolazione di sta vita, lì è un'altra dimensione di tribolazione, un altro modo da tribolare, però è sempre una tribolazione. Però prima o poi tu nel purgatorio sai che prima o poi andrai in paradiso, riuscirai ad andare nella luce eterna, della gioia e della vita eterna. Invece il paradiso è un luogo perfetto, è un luogo in una dimensione d'amore totale, totale, senza la morte, senza l'imperfezione, senza la malattia, senza la disperazione, senza il sacrificio, senza nessuna malattia, nessuna malformazione, nella perfezione più totale dell'amore eterno, un amore vero, no dei tradimenti, dei sfasci, dei amore falsi, no, lì c'è l'amore vero del paradiso. Quindi cerchiamo da meritarci il paradiso, iniziando fin da adesso da confidare nelle energie, le frequenze alte dell'amore, che sarebbero il pianeta, l'universo e chi ha creato proprio queste potenze, i quattro elementi, il visibile, l'invisibile. Chi l'ha creato? L'ha creato Gesù, perché l'universo e il pianeta Terra si è fatti uomo in Gesù. Tutte le energie si sono incorporate nella persona di Gesù. Quindi Gesù è il creatore di tutto quello che noi vediamo e non vediamo. Pensa che quello che noi vediamo è l'1% di quello che c'è. Tutto quello che noi non vediamo, che per il momento non ci è stato concesso da vedere, non riuscimo a vederlo, che non è materia, non è visibile, è spirituale, esiste per il 99% in più dell'1% che noi vediamo. È concreto, reale. Infatti chi è che non crede in Dio, crede al pianeta, crede all'universo che vede, crede al visibile, che è l'1% di tutta la creazione stessa, che è l'invisibile. Tutto quello che è stato creato, per la maggior parte del creato, è l'invisibile, è il 99%. Tutto quello che noi crediamo è l'1% di quello che c'è. Pensa alla generazione odierna, all'uomo, le creature, quanto sono limitate. Che limitazione incredibile, eh? Addirittura limitati andà dietro al demonio. Tu pensa, andà dietro alla fogna, a bevente la fogna. Tu pensa, più se beve nella fogna del demonio e più moriremo prima possibile.
e moriremo per sempre. Adè pare che le cose, se uno si è affidato al demonio, pare che le cose, materialmente parlando, pare che acquisti i beni, acquisti la forza finanziaria, acquisti il successo materiale. Dopo te cade tutto addosso per sempre nella distruzione di tutto, dell'anima, del corpo, di tutto. Anche se il corpo ha una durata limitata e tutti siamo purtroppo assoggettati all'usura, al consumo. Quello per tutti, anche chi è che si affida a Gesù. Perché? Non perché Gesù non ci vuole bene o non ci ama. Ci ama perché è infinito amore, è sorgente dell'amore, si è fatto uomo. La creazione si è fatta uomo in Gesù per salvarci, perché l'uomo ha ascoltato. Ascoltato al contrario dell'amore, quello che ancora sta combinando, sta compiendo, a non ascoltare all'amore. Quindi quelle opere gravissime che crea i pupazzi, i menestrelli, i burattini del sistema. Se credete che con la trasgressione e a sta dentro una setta satanica a fa le messe nere contro la gente, a combina sempre i guai contro le persone, a vederle sempre soffrire, sempre tribolare, cioè se crede che uno va a finire bene, ma in realtà va all'inferno, dove da lì non puoi più avere speranza di amare, di essere amati e di andare in paradiso. Non c'è più nessuna speranza. C'è solo morte eterna, disperazione più totale. Quindi basta, allontaniamoci da se cazzo de sette sataniche e affidiamoci a Gesù, consacriamoci in Gesù, battezziamoci a Gesù. Basta compiere le opere maligne, perché più compiamo le opere maligne, più moriremo per sempre nella disperazione. All'inizio pare che le cose materiali pare che vanno bene, in realtà facendo le cose di male agli altri danneggiamo noi stessi senza che ci rendiamo conto. Quindi il peggiore ignorante che c'è alla faccia della terra, chi è che danneggia gli altri credendo che fanno del bene a loro stessi, in realtà danneggiano loro stessi o stesse, se donne, uomini, incroci, quello che è, però si danneggia se stessi a fare del male, eh? Quindi smettemocela da fare del male, affidiamoci a Gesù come erano le famiglie una volta, chi? Unite nel focolaio, non solo nel fuoco materiale che tu visibile ti scaldava e tutto, ma soprattutto uniti nell'amore, nell'unione reciproca, la famiglia unita in Gesù, nella sorgente, bevevano alla sorgente, oltre che il bicchierino di vino, il fiaschetto di vino, conta di. Che se facevene grazie all'uva che facevene dell'agricoltura, che facevene del campo. Bevene, si abbeveravano alla sorgente dell'amore, e cioè si affidavano a Gesù, la nostra unica e sola salvezza. Quindi capimola una volta per tutte questa faccenda. Adesso io dico l'eterno riposo per i nostri cari defunti e per i defunti di questa casa. Poi me ne vado e devo andare a fare un'altra sperimentazione. Eterno riposo dona loro Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Eterno riposo dona loro Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Adesso da qui è tutto e termino qui questa produzione. Questo è il baldacchino, c'era il terrazzo qui, vedi? Il terrazzetto che si affacciava alla pianura, qui a questa bella pianura di campo. Guarda qui, dopo con le case là, ovviamente, nove, è state fatte dopo, prima non c'era niente, c'era solo sta casa e altre due o tre case in croce e basta qua, tra Recanati e Castelfidardo. Guarda un po' che pezzo di osso, di bestia. Guarda lì l'osso buco, chi l'ha fare dentro l'osso è buonissimo, cotto fatto bene, sal sugo de papera. A posto, io da qui te saluto, te ande fine! Perfect, perfect, perfect.